Nella Seconda Guerra Mondiale, i volontari delle forze armate in possesso di un titolo di studio in lingue erano spesso destinati all'Intelligence Corps. Allo scadere dell'addestramento, gli allievi considerati promettenti andavano a colloquio dal Selection Officer, che fingeva di voler discutere del loro futuro. Quello che l'allievo non sapeva era che, per quanto incoraggiante fosse il rapporto sulla scrivania del maggiore, il suo destino era stato deciso nell'istante stesso in cui l'ufficiale aveva proceduto a un rapido esame della sua faccia. Il Selection Officer era convinto, infatti, che l'azzurro fosse il colore della verità. Gli allievi con gli occhi azzurri, quindi, si vedevano affidare incarichi di responsabilità, mentre gli altri venivano scaricati nell'immondezzaio di quella che allora si chiamava Field Security Police. Per togliersi d'impiccio bisognava farsi assegnare a una sezione d'oltremanica, dove si poteva essere impiegati soprattutto come interpreti per stabilire un contatto tra i militari e la popolazione civile. Il 1 settembre 1943 venne assegnato alla 312 Field Security Section, che era stata temporaneamente aggregata al comando della Quinta Armata Americana. Il 5 settembre salpammo a bordo della Duchess of Bedford per unirci al convoglio dell'invasione che faceva rotta su Salerno. È stato il più grande sbarco dall'inizio della guerra, probabilmente il più grande della storia. E le navi che gremivano il mare fino all'orizzonte non si contavano, eppure noi eravamo impotenti e sperduti come pivellini. Nessuno sapeva dove fosse il nemico, ma i corpi sulla spiaggia ne attestavano quantomeno l'esistenza. Intorno alle 11 un nervosissimo ufficiale americano è piombato qui su una jeep. Ci ha consegnato una pistola Webley con 5 cartucce a testa e delle carabine leggere. La maggior parte di noi non aveva mai sparato un colpo. Con queste armi ci è stato ordinato di partecipare alla difesa del comando dall'assalto dei carri Tigre e Mark IV, che ora stavano avanzando contro di noi. Quello che l'ufficiale non ci ha detto era che lui e i suoi colleghi se la stavano tranquillamente svignando, abbandonando i loro uomini. A questo punto, tra i soldati americani rimasti indietro, si è diffuso il panico assoluto. Convinti che la fanteria tedesca si fosse infiltrata nelle nostre posizioni, hanno cominciato a spararsi fra di loro. Le urla degli uomini colpiti dalle pallottole gelavano il sangue. Alle 4 del mattino abbiamo avviato le motociclette, evitando per miracolo i colpi che i soldati in preda al panico sparavano dai loro ripari su qualsiasi cosa si muovesse. Abbiamo raggiunto questo campo dove era radunata una folla turbolenta di soldati traumatizzati e col morale a terra. Ci siamo rannicchiati nella nostra trincea sotto le tremolanti foglie rosate degli ulivi, osservando i tiri farsi più vicini. E a poco la notte è passata. Ci siamo incamminati cominciando a esplorare i nostri immediati dintorni.
Mentre il sole cominciava a immergersi maestosamente nel mare dietro di noi, abbiamo camminato senza meta in questo bosco pieno di cinguettii e all'improvviso ci siamo ritrovati al suo margine. Al nostro sguardo si è offerta una scena d'incanto soprannaturale. A qualche centinaia di metri si ergevano in fila perfetti i tre templi di Pestum, superbi e splendenti di luce rosata negli ultimi raggi del sole. È stata come un'illuminazione, una delle grandi esperienze della vita. Stavamo ammirando lo splendido scheletro del Tempio di Nettuno quando la guerra ci ha raggiunto sotto forma di un caccia isolato. Sentendola arrivare ci siamo rannicchiati sotto un architrave. Il caccia è sceso in picchiata, ha aperto il fuoco con le mitragliatrici, quindi ha proseguito per andare a sganciare una sola bomba sulla spiaggia prima di virare in direzione nord. Uno dei miei compagni ha sentito un leggero colpo sullo zaino. Si trattava di un bossolo di mitragliatrice caduto poi a terra senza far danno. Tutto sommato un'esperienza esilarante. Gustandone il lato paradossale, non ci siamo spaventati. Nel nostro piccolo ci siamo assuefatti ai rischi della guerra. Qualche sensibile meccanismo incorporato nel sistema nervoso ha accettato, adattandovisi, una relativa perdita di sicurezza e la minaccia di pericoli non gravi. Finalmente abbiamo raggiunto Salerno in jeep. Alla periferia della città ci siamo imbattuti in una battaglia ancora in corso. Le bombe dei mortai tedeschi esplodevano al centro di una piazzetta a solo un centinaio di metri dal comando della security. Qui ho assistito a una scena turpe. Un ufficiale inglese stava interrogando un civile italiano e lo colpiva ripetutamente alla testa con una sedia, trattamento che l'italiano, il volto ridotto a una maschera di sangue, sopportava stoicamente. Alla fine dell'interrogatorio, giudicato insoddisfacente, l'ufficiale ha chiamato un soldato degli Hampshires e in tono affabile, informale, gli ha chiesto: «Le spiacerebbe portar via quest'uomo e farlo fuori?» Per tutta risposta, il soldato si è sputato sulle mani e ha detto: «Niente affatto, signore». L'episodio più rivoltante cui abbia assistito da quando sono sotto le armi. Provvisoriamente equipaggiato come un soldato americano, con l'elmetto a scodella, i calzoni stretti sui fianchi e gli scarponi con le ghette, mi sono fatto dare un passaggio da un camion americano diretto verso Napoli, che è caduta 3 giorni fa e dove penso si sia già insediata la mia sezione. A Battipaglia si cambiava, e così ho avuto modo di studiare da vicino gli effetti del bombardamento a tappeto voluto dal generale Clark. Il generale è diventato l'angelo sterminatore dell'Italia del Sud. Qui a Battipaglia abbiamo avuto una Guernica italiana, una città trasformata in pochi secondi in un cumulo di macerie. Un vecchio venuto a chiedere la carità ha detto che praticamente nessuno è rimasto in vita e che i corpi sono ancora sotto le rovine.
A giudicare dal fetore e dalle mosche che sciamavano come un fumo nero dentro e fuori dai buchi nel terreno, la cosa appariva del tutto credibile. Qualche chilometro prima di Napoli, molti camion si sono fermati in una specie di piazza dominata da un vasto edificio pubblico semi-abbandonato, ricoperto di manifesti e con i vetri delle finestre infranti. Anche il nostro conducente si è portato sul bordo della strada e ha tirato il freno. Uno dei camion trasportava approvvigionamenti dell'esercito americano e i soldati, immediatamente raggiunti da molti di quelli che viaggiavano sul nostro camion, li si affollavano intorno cercando di arraffare tutto quello su cui riuscivano a mettere le mani. Quindi, reggendo ciascuno una scatola con la razione, si sono riversati all'interno del municipio. Li ho seguiti ritrovandomi in uno stanzone in cui si accalcava una soldataglia tumultuante. Le signore sedevano in fila, a intervalli di circa un metro l'una dall'altra, con la schiena appoggiata al muro. Vestite con gli abiti di tutti i giorni. Queste donne avevano facce comuni, pulite per bene di massaie, di popolane che vedi in giro a spettegolare o fare la spesa. Di fianco a ognuna era appoggiata una pila di scatolette ed era evidente subito che aggiungendone un'altra si poteva fare l'amore con una qualsiasi di loro, lì davanti a tutti. Le donne rimanevano assolutamente immobili, in silenzio, e i loro volti erano privi di espressione, come scolpiti. Ancora una volta la realtà aveva tradito il sogno e l'atmosfera si stava facendo greve. On October the 1st, 1943, the armies of liberation entered Naples.
Accomodatevi. Sa, le tubature sono rotte e allora... Grazie. Non sarà molto fresca però. Siamo senza acqua da 2 settimane, allora... Ma non bicchiere, molto acqua, per lavare, per wash my face, la faccia. Ah, mi scusi, non avevo capito. Di qua, prego, si accomodi. Napoli odora di legno bruciato. Ovunque ci sono macerie, che in alcuni casi ostruiscono completamente le strade. Crateri di bombe e tram abbandonati. Il problema principale è l'acqua. Le 2 spaventose incursioni aeree del 4 agosto e del 6 settembre hanno distrutto tutte le condutture e già dopo la prima è venuto a mancare il necessario approvvigionamento idrico. Per completare l'opera di devastazione degli alleati, le squadre dei guastatori tedeschi sono andate in giro a far saltare in aria tutto quanto di utile alla città ancora funzionasse. La grande sete collettiva di questi ultimi giorni è stata tale che la gente ha provato a cucinare con l'acqua di mare. E sulla riva si sono viste famiglie intere accovacciate intorno a strani marchingegni con i quali speravano di riuscire a distillare l'acqua salata per poterla bere. Centinaia, migliaia di napoletani, in gran parte donne e bambini, spinti dalla fame, sono sparsi nei campi ai lati della strada alla ricerca di erbe commestibili. Mi sono fermato a parlare con alcuni di essi, che mi hanno detto di aver lasciato le loro case all'alba e di aver camminato 2 o 3 ore per trovare qualche erba da mangiare a una dozzina di chilometri dalla città. Ho visto altri gruppetti che cacciavano uccelli con le reti ed erano riusciti a catturare qualche passero e alcuni altri uccellini che in questo periodo dell'anno, mi hanno detto, arrivano numerosi attirati dai frutti sugli alberi. Sul lungomare di Santa Lucia una scena analoga di disperata caccia al cibo. Inspiegabilmente, nessuna imbarcazione è ancora autorizzata a uscire a pesca. E nulla, assolutamente nulla di ciò che l'apparato digerente umano è in grado di assimilare va sprecato. E corre voce insistente che la popolazione felina della città sia in calo. Ma che cavolo abbiamo ordinato? Coda alla vaccinara, coda di bue, è una specialità del nostro sud. Ah, Cristo, si vede che a me è toccata la parte a cui era attaccata la coda. C'è la guerra e a Napoli in queste condizioni è difficile fare della buona cucina. Ah, visto che vi dicevo, io non mangio più questa roba da morti di fame. Senza offesa, capitano.
No, non vedo torto. Anch'io faccio una gran fatica a mangiare. Io adoro l'aroma delicato della coda di bue trattata con sedano, noce moscata, un po' di vino bianco. Ma questa già al primo assaggio aveva un sapore dolciastro, con una pelle gommosa, appiccicosa, spiacevole. Allora ho guardato bene nel piatto e quello che ho visto non era coda di bue. Ma siccome a tavola non bisogna mai disturbare il piacere degli altri, allora ho mangiato pensando, guarda dove siamo arrivati con i razionamenti. Prima un dito, poi un altro e poi, sì, una mano intera. Guardate. Solo che malgrado la mia buona educazione, non ce l'ho fatta proprio a mangiare le unghie. Civilian government brings back order and law. Field manual 27-5 has it in black and white. The object of civil affairs control through military government is to assist military operations, to further national policies, and to fulfill the obligation of the occupying forces under international law. There it is on paper. Appena arrivato, ho scoperto che mi hanno installato nel Palazzo dei Principi di Satriano, in Piazza Vittoria, alla fine della Riviera di Chiaia, lo straordinario lungomare della città. Il palazzo a quattro piani è una versione napoletana del barocco spagnolo. Noi ne occupiamo il piano nobile, in cima a uno scalone di marmo, con i suoi alti soffitti modanati, i candelabri scintillanti, gli enormi specchi a muro e un opulento mobilio dorato in stile vagamente impero. Ci sono 8 stanze sontuose, ma neppure un bagno. E il gabinetto è dentro un armadio a muro in cucina. Dalle finestre sulla piazza si vedono gruppi di palme, molte statue e la Baia di Napoli. L'FSO ci ha sistemato davvero bene. Le nostre unità militari sono intenzionate a impiegare civili italiani e ci toccherà controllarli uno a uno, visto che rappresentano un rischio per la sicurezza. Si deve avviare una schedatura dei sospetti e il compito è toccato a me. Il lavoro che questo comporta è immenso, noiosissimo e fortemente complicato dalla grande diffusione a Napoli di alcuni cognomi. Gli Esposito e Gennaro saltano fuori a centinaia, come pure dal fatto che i dati forniti dalle nostre autorità sono spesso vaghi. È abbastanza frequente che dei sospetti non ci venga comunicato neppure il nome, e che per identificarli ci si debba basare su descrizioni quali altezza media, età fra i 30 e i 40, di singolare bruttezza o addirittura noto per il suo ossessivo terrore dei gatti. La vita qui promette di essere faticosa, a volte prosaica e oppressa dalla routine. Nel palazzo non ci sono scritte che dicano chi siamo e cosa facciamo qui. Ed è quindi difficile capire perché mai la gente presuma che questo debba essere il comando della polizia segreta inglese. Fatto sta che la gente lo sa e cominciamo ad essere sommersi da un flusso ininterrotto di visitatori, ciascuno dei quali ci offre i propri servigi come informatore. Sono quasi tutti liberi professionisti e ci consegnano biglietti da visita con stampato a belle lettere il titolo di avvocato, dottore, ingegnere o professore. Tutti hanno modi dignitosissimi, alcuni addirittura solenni, e parlano con voce bassa da cospiratori.
Il mio migliore acquisto fra i contatti civili di questi primi giorni è Vincente Lattarullo, un uomo che conosce a fondo usi e costumi della città ed è risultato essere uno dei 4.000 avvocati di Napoli, il 90% dei quali in eccedenza rispetto al fabbisogno dei tribunali. Non ha mai praticato e vive per la maggior parte del tempo in stato di estrema indigenza. Lattarullo riesce a sopravvivere grazie a un sistema scientifico di autodisciplina. Passa gran parte della giornata a letto e quando si alza percorre brevi distanze lungo un itinerario prestabilito, fermandosi ogni 200-300 metri in una chiesa a riposare. Solo la sera consuma un pasto, che in genere consiste in un pezzetto di pane intinto nell'olio d'oliva. È venuto fuori allora di una seconda professione che ogni tanto gli procura un inaspettato aumento delle entrate. Con una punta di orgoglio mi ha rivelato che in occasione di funerali impersona lo zio di Roma. Le sue credenziali sono l'aria patrizia e la sua capacità di assumere un accento e un modo di fare romani. E mentre i napoletani tendono a fraternizzare e ad accattivarsi la tua simpatia, Lattarullo ostenta un distacco e un riserbo tipicamente romani. Concittadini, colleghi, porgetemi le orecchie vostre. Vengo per seppellire Cesare, non per lodarlo, e per dare a Cesare quel che è di Cesare, dato che da vivo non gliel'abbiamo mai potuto dare. Si dirà che Cesare era un po' burbero, con un'aria scostante, ma Cesare era un uomo d'onore. Qualcuno dirà che il suo aspetto era ributtante, che era sempre ingrugnato, ma Cesare era un uomo d'onore. Amici vicini e lontani, oggi Cesare Santoro, che era un uomo d'onore, lascia un vuoto incolmabile. Chi mai avrà il coraggio di sostituirlo? Una vera fortuna per tutti che Napoli sia stata liberata proprio adesso e che il tempo splendido di questo inizio autunno renda ogni genere di disagio più sopportabile. Dopo aver faticosamente passato al setaccio montagne di diffamazioni e di calunnie, posso distrarmi guardando giù nel vicolo che corre lungo un lato del palazzo. Un giorno di licenza in una domenica straordinariamente bella mi ha offerto l'opportunità di conoscere più a fondo il quartiere. Il vicolo è gremito fino a scoppiare di famiglie proletarie abituate a vivere quanto più possibile all'aperto, ragion per cui la strada è chiassosa come un'uccelliera tropicale. Ma voi che volete? Stamattina, sul presto, una famiglia che abita nella casa di fronte ha portato fuori un tavolo e lo ha sistemato in strada, vicino alla sua porta. Lungo il vicolo c'erano molti altri tavoli come questo e i vicini si scambiavano visite, dando luogo a un'incessante migrazione sociale. La gente si chiamava a grande distanza, quasi cantando. In questo rione, il ricco e il povero vivono fianco a fianco, a continuo contatto di gomito, benché sembrino accorgersi appena della presenza l'uno dell'altro. 300.000 napoletani abitano in questi bassi. In un basso della vicaria, 2 metri quadrati, possono alloggiare anche 3 persone. A Napoli ci si arrangia sempre nel modo più civile possibile. I napoletani prendono molto sul serio la loro vita sessuale. Una donna di nome Lola, che avevo incontrato a una cena di qualche giorno fa, si è presentata al comando e mi ha chiesto se potevo aiutarla. Lola si è presa come amante un capitano della Royal Army Service Corps, ma dal momento che lui non spiccica una parola di italiano, possono comunicare solo a gesti e questo crea solo malintesi.
I dance with you, but I won't let you sleep with me. Who asked you? You don't want to sleep with me? I don't want to dance with you. You're crazy. Hmm? What should you put your hands, G.I.? My name is Yossarian. What should you put your hands, Yossarian? Ero disposto a fare da interprete aiutandoli a mettere in chiaro alcune questioni fondamentali. Il capitano Fraser è risultato essere un uomo alto e attraente, di qualche anno più giovane di Lola. Lola voleva sapere tutto del suo stato civile, lui di quello di lei. Entrambi si mentivano a vicenda circa i propri sentimenti, mentre io cercavo di restare serio e traducevo. Lola mi ha chiesto di far sapere a Fraser, con tutta la delicatezza possibile, che i vicini avevano avuto da ridire sul fatto che lui non andasse mai a trovarla durante il giorno. A Napoli, le visite coniugali a mezzogiorno sono di rigore. Terminato l'incontro, sono andata a bere qualcosa con Fraser, il quale mi ha confidato che anche lui aveva qualche motivo di preoccupazione. Ispezionando le natiche di Lola, le aveva trovate coperte di innumerevoli puntolini, alcuni dei quali erano chiaramente cicatrici. Cosa potevano essere? L'ho tranquillizzato. Erano i segni lasciati dalle iniezioni ricostituenti che vengono praticate in molte farmacie di Napoli e alle quali molte signore della borghesia si sottopongono quotidianamente per mantenersi al massimo del vigore sessuale. Lola gli aveva fatto capire, con gesti che è difficile immaginare senza un brivido, che il suo defunto marito, benché prostrato dalla fame e persino nei primi stadi della tubercolosi, non aveva mai avuto con lei meno di 6 rapporti per notte. Inoltre Lola aveva l'abitudine che terrorizzava Fraser di tenere d'occhio la sveglia sul comodino mentre lui compiva il proprio dovere. Gli ho consigliato di fare come i locali, di bersi del Marsala con un tuorlo d'uovo dentro e di portare addosso una medaglietta di San Rocco, patrono del coitus reservatus. Cause crazy. Why am I crazy? Cause you want to marry me. Wait, you won't marry me because I'm crazy, and you say I'm crazy because I want to marry you, right? See? You're crazy. Why? Because I love you. Ti amo molto. Oggi, mentre percorrevo in moto via Partenope, l'ho scampata per un pelo. Stavo andando in direzione di Castelnuovo quando ho notato davanti a me un improvviso cambiamento. Al cielo azzurro, alle luci e alle ombre si era sostituito un grande biancore opaco che nascondeva la vista del porto. L'effetto era di un intero quartiere inghiottito da una nube di fumo bianco come quello che a volte fuoriesce dalle ciminiere delle fabbriche di calce. Dopo una curva mi si è presentata una scena apocalittica. Molti palazzi, tra cui una banca, erano stati polverizzati da una spaventosa esplosione avvenuta evidentemente solo pochi attimi prima. La strada era cosparsa di corpi qua e là. In mezzo a essi, i vivi stavano immobili come statue ricoperti da uno strato di polvere bianca. Se la scena mi si è scolpita nella mente e ha toccato la mia immaginazione, è stato perché nulla si muoveva e il silenzio era assoluto. Si è trattato di una delle tante esplosioni provocate da ordigni a scoppio ritardato che i tedeschi avevano costruito poco prima di andarsene, mettendo insieme parecchie centinaia di mine e seppellendole sotto gli edifici più importanti. Un massacro senza senso, compiuto ai danni della popolazione civile italiana. Stamattina un altro terribile spavento per l'informazione fornita da un agente nemico caduto nelle nostre mani, secondo la quale quando fosse stata attivata la rete elettrica cittadina, e cioè alle 2 del pomeriggio, sarebbero esplose migliaia di mine a scoppio ritardato.
è stato emesso l'ordine di evacuare tutta Napoli e nel giro di pochi minuti i mezzi militari percorrevano avanti e indietro le strade trasmettendo istruzioni per la popolazione civile. Quando è cominciato il grande esodo e 1,5 milioni di persone ha abbandonato la propria casa per riversarsi nelle strade, la scena aveva i contorni di una catastrofe biblica. Bisognava mettere tutti in salvo sulle alture del Vomero, di Fontanelle e dell'Osservatorio che dominano la città. Ciò significava provvedere, in un modo o nell'altro, alle persone costrette a letto, ai moribondi e a tutte le partorienti, per non parlare dei malati fisici e mentali ricoverati negli ospedali di tutta Napoli. Ho visto uomini portare sulla schiena i vecchi genitori e a un certo punto una piccola esplosione isolata ha provocato il panico, con donne e bambini che correvano urlando in ogni direzione lasciandosi dietro scie di urina. Al Vomero abbiamo preso posizione in un punto della collina dove la strada era stata appositamente allargata per consentire di godersi il panorama. Tutta Napoli era distesa sotto di noi come un'antica mappa sulla quale l'artista avesse disegnato con minuzia quasi eccessiva i molti giardini, i castelli, le torri e le cupole. Per la prima volta, aspettando il cataclisma, ho ammirato lo splendore di questa città, vista da una distanza che la ripuliva della sudicia crosta del tempo di guerra. E per la prima volta ho capito quanto poco europea e quanto invece orientale essa sia. È sceso un gran silenzio e abbiamo guardato verso il basso aspettando l'attimo della distruzione. Ma verso le 4 è giunto l'ordine di rientrare tutti perché abbiamo scoperto che il grande scacco di oggi è stato il risultato di un piano minuzioso dei tedeschi per provocare il maggior disagio possibile nella vita della città. È passato Lattarullo, che sembrava persino più debole e affamato del solito, e anche stando seduto barcollava dalla vita in su con gli occhi chiusi. Ho deciso quindi di portarlo a pranzo in uno dei ristorantini dei vicoli che hanno aperto negli ultimi giorni. Abbiamo trovato il ristorante e ci siamo seduti in mezzo a una clientela di gente benestante che si teneva addosso il soprabito per il gran freddo. Tutti i cappotti erano ricavati da coperte militari rubate. Non si erano dati la pena di isolare i clienti dalla strada. In mezzo ai tavoli, pronti a avventarsi su ogni crosta che sembrasse scartata o a raccattare gli avanzi prima che venissero gettati ai gatti, si aggiravano ragazzini cenciosi con occhi rapaci, gli scugnizzi napoletani. Ancora una volta non ho potuto fare a meno di notare l'intelligenza, quasi il tratto intellettuale, delle loro espressioni. Nessuno ha fatto il gesto di scacciarli. Ci si limitava a fingere che non esistessero. Sulla soglia sono improvvisamente comparse 5 o 6 ragazzine fra i 9 e i 12 anni. Portavano orrende uniformi dritte e nere abbottonate fino al mento, calze e scarpe nere, e avevano la testa rapata come carcerati. Piangevano. E quando si sono aggrappate una all'altra e si sono avvicinate a tastoni inciampando nei tavoli e nelle sedie, mi sono reso conto che erano tutte cieche. Avevamo sotto gli occhi una tragedia e una disperazione che non si potevano ignorare. Mi aspettavo che gli indifferenti commensali allontanassero i piatti e saltassero su inorriditi, ma nessuno si è mosso. Forchettate di cibo venivano introdotte nelle bocche aperte. Il mormorio della conversazione continuava. Nessuno vedeva le lacrime.
Lattarullo ha poi scoperto che erano state portate fin qui da un accompagnatore, il quale a quanto pare non sapeva o non voleva impedire loro di lasciarsi trascinare via dall'odore del cibo. Questa esperienza ha cambiato il mio modo di vedere le cose. Fino ad oggi mi ero aggrappato alla rassicurante convinzione che, in definitiva, gli esseri umani arrivano ad accettare il dolore e la sofferenza. Adesso ho capito che mi sbagliavo. E come San Paolo, mi sono convertito, ma al pessimismo. Queste bambine, ognuna delle quali avrebbe potuto essere mia figlia, sono entrate nel ristorante piangendo e piangevano quando le hanno portate via. So che, condannate a un buio senza fine, alla fame e alla solitudine, piangeranno per sempre. Non guariranno mai dal loro dolore, dal cui ricordo, del resto, neanch'io potrò mai guarire. A causa del crollo di un palazzo sono rimasto imbottigliato in via Chiatamone, dove avevano allestito una postazione sanitaria. E ogni passante veniva spruzzato con una polvere bianca contro il tifo. La città è ora ufficialmente colpita da due epidemie. Vaiolo e febbre tifoide. In questa città la gente accetta la malattia come una cosa inevitabile. Epidemie, rapine, funerali seguiti da donne urlanti, mendicanti deformi e mutilati, disgraziati senza gambe che vanno in giro su tavole a rotelle, persino pazzi furiosi per i quali non c'è posto nei manicomi. La gente cammina per strada con i fazzoletti premuti sulla bocca e sul naso, come è probabile facesse anticamente durante le pestilenze. Stamattina sono addirittura capitato in una piazzetta nascosta tra le macerie dove alcune donne stavano ballando per scacciare il morbo. La guerra ha ricacciato i napoletani nel Medioevo. Le chiese si sono improvvisamente riempite di statue che parlano, sanguinano, traspirano, muovono la testa e trasudano liquidi benefici di cui si impregnano fazzoletti o che addirittura si raccolgono in flaconcini. E folle ansiose e statiche si radunano in attesa che questi prodigi si compiano. Napoli ha raggiunto uno stato di esaurimento nervoso in cui le allucinazioni di massa sono diventate un fatto ordinario e qualsiasi credenza può essere più vera del vero.
The port was working again, and supplies came flooding in. Food, bombs, shells, tanks, plane parts, petrol, lorries. Supplies for peace and supplies for war. Su, forza! Che state ad aspettare? Andiamo! Su, forza! Prima e seconda squadra, quartier Artelli alla sanità! Qui, voi! Il mercato nero è florido come non mai. Il 65% del reddito pro capite dei napoletani deriva da traffici in forniture alleate rubate. E un terzo del vettovagliamento e dell'equipaggiamento che importiamo continua a venire inghiottito dal mercato nero. Ogni singolo articolo dell'equipaggiamento alleato viene messo in bella mostra al mercato di Via Forcella. Eccezion fatta per pistole e munizioni, che dicono si vendano sotto banco. I rapporti con gli americani bianchi e neri sono ottimi. Gli inglesi nicchiano un po', ma non è detto l'ultima parola. Gli australiani vogliono fare cambio merci. Loro ci danno le scarpe e desiderano uova fresche, insalate e cocozie. E che aspettate a darci? Già, ma quelli chiedono pure un centinaio di ragazzi. Tu che dici? Di buona famiglia, da portare in Australia per incremento demografico. Ma che so pazzi! Se vanno cercando mogli se le trovino, noi non facciamo i ruffiani. No, 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 no. E lasciami stare! Commentatevi! Commentatevi! Fate la carità! Ma qua la carità! Oggi nemmeno solo esce per carità. Ma fatemi piacere, camarada. E allora facci dove guarda. Guarda. Si bella. Sì, bella. Ti vuoi ritratto da salute. Che Dio benedica, bella, pasciuta. Ah, come stai tu a guardarlo? È fernita. Ma io vero. Ma tu che vuoi? Tieni in babette, cammina, va. Tu. La povera sventurata. E vabbè, come volete voi. A leggere i giornali e ad ascoltare quello che si racconta per strada, non ci sono imprese troppo azzardate per i ladri di questa città. Dai pali del telegrafo alle fiali di penicillina, nulla sembra troppo grande o troppo piccolo per sfuggire alla cleptomania dei napoletani. Un paio di settimane fa, un'orchestra che suonava a San Carlo, rientrando dopo 5 minuti di intervallo, ha scoperto che tutti i suoi strumenti erano scomparsi. Una collezione di oggetti romani, in teoria di valore inestimabile, è stata rubata a un museo e sostituita con imitazioni moderne, ma nel momento in cui si accingeva a disfarsi del suo bottino, il ladro ha dovuto constatare che gli originali erano a loro volta falsi. Adesso stanno scomparendo le statue dalle piazze e in un cimitero sono sparite quasi tutte le lapidi. Persino i tombini devono avere ormai un valore di mercato perché improvvisamente non se ne trovano più e le strade sono piene di buchi. Un dollaro per me. One dollar. So what do you say? Well, let's give it to him. We'll have a try. Già alla fine di febbraio l'inverno sta scivolando via e l'arrivo della malinconia primaverile viene annunciato dal venditore di fave che tutte le sere al tramonto passa sotto le nostre finestre col più triste dei richiami. A fava fresca! Il calore del sole passa attraverso i muri freddi, l'impregna e la città si risveglia a nuova vita. In questi giorni, unico periodo dell'anno, si vende la pastiera napoletana, un dolce pagano di primavera fatto con vari tipi di grano tenero, mondati alcuni mesi prima della maturazione e cotti con fiori d'arancio. Lo stretto vico Satriano, su cui si affaccia uno dei lati del nostro palazzo, ribolle di attività. Cominciano le grandi e chiassose pulizie di primavera. E tutti gli oggetti indesiderati, terraglie sbreccate, vasi rotti, mobili ormai inservibili, vengono scaraventati in strada.
Tutti gridano, gesticolano e cantano strofe di lamentose canzoni d'amore, come Amore bugiardo. All'angolo sotto di noi è comparso un ragazzo che per 5 lire vende una raccolta di 25 canzoni nuovissime, tutte dedicate agli amori infelici. Stanotte. Come sempre, molte vittime tra i civili nella zona densamente popolata del porto. A Santa Lucia, padre della canzone napoletana, ho visto una scena straziante. Lungo la strada erano stati distesi uno accanto all'altro alcuni bambini estratti dalle macerie di un edificio bombardato. A quelli non sfigurati avevano scoperto il volto e ad alcuni erano state deposte fra le braccia delle bambole nuove di zecca che li avrebbero accompagnati nell'altro mondo. Un uomo si era arrampicato sulle macerie e parlava dentro a un buco nel punto in cui credeva che il suo bambino fosse rimasto intrappolato sotto centinaia di tonnellate di detriti e lo implorava di non morire prima che lo liberassero. «Resisti, figlio mio, ancora un poco. Tra un minuto ti tiriamo fuori. Non morire, ti prego». Oggi, eruzione del Vesuvio. È lo spettacolo più maestoso e terribile che abbia mai visto. E credo che una cosa del genere non la vedrò mai più. Uscendo dal cratere, il fumo si è condensato lentamente in una grande massa rigonfia che dava tutta l'idea di essere solida. La nube si dilatava e si espandeva così lentamente che non se ne percepiva il movimento, anche se verso sera era ormai alta nel cielo 9 o 10.000 metri e larga parecchi chilometri. Il cielo è oscurato, piovono ceneri e tutto, palazzi, strade, campi, era coperto da un manto grigio e liscio spesso undito. Si temeva per la sicurezza delle installazioni militari in zone come Portici e Torre del Greco, che in genere subiscono le conseguenze più gravi delle eruzioni, per cui sono stato incaricato di scoprire se si prevedeva, ammesso che fosse possibile farlo, un peggioramento della situazione. La violenza dell'eruzione cresce e cresce la paura della gente. Si è sparsa la voce che San Sebastiano starebbe per essere travolta dalla colata di lava e che anche Cercola è minacciata. Sono stato mandato a raccogliere informazioni sul posto. Strade sdrucciolevoli per la cenere, si sbandava di continuo. Ora mi trovavo proprio sotto la grande nuvola grigia, tutta rigonfiamenti e protuberanze, simile a un colossale cervello pulsante. Thank you.
Al momento del mio arrivo a San Sebastiano, la lava stava avanzando piano piano lungo la strada principale del paese. E a 50 metri dalla grande massa di detriti in lento movimento, alcune centinaia di persone, per lo più in nero, stavano inginocchiate in preghiera. Lo spettacolo che mi si presentava era assolutamente inatteso. Ero preparato a fiumi di fuoco, ma non c'erano né fuoco né incendi. Solo il lento, progressivo soffocamento del paese sotto milioni di tonnellate di lava scura che si muoveva a una velocità di pochi metri all'ora e aveva sepolto metà del paese sotto una coltre alta una decina di metri. Tutto accadeva in una calma irreale. Una serie di lievi sussulti e tremori ha scosso la massa nera e dalla sua sommità sono rotolati giù grumi di cenere. Su tutto dominava, sorretto dalle persone, il basamento con l'effigie di San Sebastiano. Imboccando una stradina laterale ho scoperto un'altra statua circondata da molti devoti e coperta da un lenzuolo bianco. Si trattava della statua di San Gennaro, fatta arrivare di nascosto da Napoli come ultima risorsa qualora San Sebastiano avesse fallito. Ogni napoletano, quali che siano il suo credo politico e le sue convinzioni religiose, è certo che le fortune della città siano legate al miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Perché un miracolo sia giudicato tale, bisogna che il sangue si sciolga velocemente, mentre il mancato miracolo è visto come un segno dell'estremo disappunto del santo e considerato una catastrofe. Quest'anno c'è il timore che il sangue di San Gennaro non ne voglia sapere di liquefarsi e che il mancato evento possa venire sfruttato da fazioni clandestine antialleate per scatenare quei tumulti di massa che si sono verificati in passato nella stessa circostanza. Tu lo sai già, facci l'unico ragazzo. Senti che ronzio fanno le preghiere. È tutto latino, San Gennaro, tutte preghiere in rigorosissimo latino. C'è sta lo sangue del santo e sono 400 anni che ci sta. Ora pregano perché deve liquefare. Se liquefa presto vuol dire che le preghiere saranno accolte. Se invece è molto tempo, beh, allora vuol dire che il santo sta arrabbiato. Intorno alle 8, il santo ha ceduto a questa nuova pressione e il miracolo si è avverato. San Gennaro ha fatto un miracolo. Sta facendo un miracolo. San Gennaro. Yes, your soul.
continua la frammentazione politica italiana in reazione al lungo, stagnante consenso sotto il fascismo. Adesso ci sono circa 60 partiti politici ufficialmente riconosciuti, con un numero di iscritti che va dal centinaio ai quasi 2 milioni. Di tutte le forze politiche emergenti, i gruppi più numerosi, potenti e lucidi, se si esclude Napoli, dove il sottoproletariato è nella sua totalità monarchico, sono i democristiani, i socialdemocratici e i comunisti ortodossi. Fratelli! Amici! Silenzio! Silenzio! Lasciatelo parlare! Parla, se no finisci all'ospedale. Parla! Che figura facciamo? Parla, se no ti spacco la testa! Parlo? Ma che dico? Io non so parlare. Io dovevo dire solamente amici, fratelli. Questi erano gli accordi. Io se vi racconto la mia vita vi faccio piangere. Io ho 4 figli da sfamare. Sono diventato un cavallo che si affitta. Il Dio solo lo sa come vivo. Questo vestito non è mio. Questo cappello me l'hanno regalato. Ho figli, moglie e suocera a carico. Mi preoccupa il numero crescente di richieste di matrimonio con donne italiane avanzate da ufficiali o da subalterni. Nell'ultimo bollettino del Bureau of Psychological Warfare si dice che a Napoli 42.000 donne esercitano occasionalmente o con regolarità la prostituzione. Questo su una popolazione femminile nubile che si aggira intorno a 100-150.000. Pare incredibile. Tra le ragazze che ho interrogato, 3 su 4 probabilmente smetteranno di prostituirsi non appena avranno la prospettiva di guadagnarsi da vivere con altri mezzi. 9 ragazze italiane su 10 hanno perduto i loro uomini, scomparsi in battaglia nei campi di prigionia o rimasti tagliati fuori nel nord occupato. L'intera popolazione è senza lavoro. Nessuno produce nulla. Come devono fare per vivere? Una circolare messa dal comandante del terzo distretto è probabilmente il vero motivo dell'improvvisa interruzione delle mie indagini sulle richieste di matrimonio tra soldati inglesi e ragazze italiane nel napoletano. Nei primi 3 mesi ho condotto 43 indagini di questo tipo e in 12 casi il rapporto è stato favorevole. In ogni caso, io ne sono fuori una volta per tutte. Il comando mi ha sollevato da questo incarico con tale finezza da farmi sospettare che, dopo un anno a stretto contatto con il lato oscuro della vita napoletana, non sia riuscito a evitare il contagio dell'ambiguità che ci circonda. Hello, you Serian. I don't know. That they work for Milo. Everybody works for Milo. Yeah. Well, he told me to ask for number 33. Mm-hmm. 33. $10, please. No towel, you Serian. Oggi si è verificato un episodio molto imbarazzante. Bande di ragazzi hanno cominciato ad aggredire le ragazze trovate in compagnia di militari alleati. Le inseguivano e quando riuscivano a prenderne una, le strappavano le mutande. I soldati che intervenivano per difendere le loro ragazze venivano prontamente malmenati.
L'incidente ha messo in luce come l'intrusione della presenza alleata nella vita sentimentale e amorosa della città stia provocando una situazione spiacevole e destinata a deteriorarsi. Sono entrati in scena i soldati stranieri, fin dal primo momento in collisione con i ragazzi del posto, che non hanno un lavoro, né prestigio, né soldi. Assolutamente nulla da offrire alle ragazze. Un soldato britannico, per quanto misera sia la sua paga, guadagna più di un capo reparto della navale meccanica. Mentre le entrate di un militare americano, che può spargere intorno a sé una pioggia di sigarette, caramelle e persino calze di seta, sono superiori a quelle di un qualsiasi impiegato italiano di Napoli. Così, il lungo, delicato, elaborato corteggiamento napoletano, complesso quanto il rituale amoroso di un uccello esotico, è stato rimpiazzato da un approccio brutale e muto e da un puro e semplice atto di compravendita. C'è da chiedersi quanto tempo impiegheranno i giovani di Napoli dopo che ce ne saremo andati per riprendersi da questa amara esperienza. Il fatto è che noi abbiamo sconvolto l'equilibrio della natura e sono arrivato alla conclusione che in cuor suo questa gente non deve proprio poterne più di noi. Un anno fa li abbiamo liberati dal mostro fascista e loro sono ancora lì a fare del loro meglio per sorriderci educatamente, affamati come sempre, più che mai fiaccati dalle malattie, circondati dalle macerie della loro meravigliosa città dove l'ordine costituito non esiste più. E alla fine cosa ci guadagneranno? La rinascita della democrazia? La fulgida prospettiva di poter un giorno scegliere i propri governanti in una lista di potenti la cui corruzione nella maggior parte dei casi è notoria e accettata con stanca rassegnazione? In confronto, i giorni di Benito Mussolini devono sembrare un paradiso perduto. Popolo, ipoggio reale! Ciò che il re promette lo mantiene! Il tempo delle candele è finito! Prima di tutto ringraziamo il nostro buon amico, il colonnello Jack Di Gennaro, che col suo aiuto ha reso possibile questo miracolo. Vieni! Ecco! Silenzio! Silenzio adesso! Fermati! Ecco! Eccoci arrivati! Al gran momento! Dai! Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1!
un fulmine a ciel sereno. Oggi mi è stato ordinato di prepararmi e partire immediatamente per Taranto, per imbarcarmi sulla Reina del Pacifico diretta a Port Said, dove devo raccogliere 3.000 soldati russi che hanno combattuto contro i tedeschi e poi si sono uniti ai partigiani. Il foglio d'ordine del comando delle forze alleate dice che starò via tutto il tempo necessario, ma non specifica i compiti che dovrò svolgere. L'intuito mi dice che la mia permanenza a Napoli è giunta al termine. Così mi restano solo poche ore e non avrò il tempo di salutare neanche uno dei miei amici sparsi in città. Non ci sarà tempo per un ultimo bicchiere di Marsala con i sindaci maneggioni o con i machiavellici capi di polizia che, pur con tutti i loro limiti, mi hanno sempre offerto l'ospitalità dovuta a uno straniero. Non ci sarà il tempo per un'ultima tazzina di surrogato al Gran Caffè in galleria per dire addio e buona fortuna alle molte ragazze che in pratica fanno parte dell'arredamento. E non me ne vogliano perché non sono stato capace di aiutarle a sposare militari alleati. Mi rendo conto che non cenerò più da zia Teresa, che non ci sarà neppure una mezz'oretta per una corsa al Vomero o per un ultimo sguardo al panorama oltre i giardini di Villa Floridiana, della grande città rossa e grigia in basso che da lontano ha un aspetto assolutamente ingannevole di calma dignitosa. O per contemplare ancora una volta il sonnacchioso Vesuvio, il suo profilo così diverso da quando l'ultima eruzione lo ha rimodellato. Un anno tra gli italiani mi ha convertito a una grande ammirazione per la loro umanità e la loro cultura, tanto che se mi venisse offerta la possibilità di rinascere e di scegliere dove, la mia terra d'elezione sarebbe l'Italia. Forse, quando tutto sarà pronto per la partenza alle 6:30 di domani mattina dalla stazione centrale, rimarrà almeno un attimo per passare da Lattarullo, il più fedele tra i miei alleati napoletani. So già fin d'ora che dopo aver vacillato sotto l'impatto della notizia ed essersi poi ripreso con grande forza d'animo mi bisbiglierà: ho una sorpresa per te. La chiamerà Cacciagione, ma si tratterà di un muscoloso piccione cittadino catturato con la rete sul tetto di qualche casa. Si precipiterà fuori in cerca della giovane vicina che cucinerà il volatile in umido con erbe aromatiche e aglio e lo servirà sul grande vassoio di famiglia. Giunto il momento di separarci, Lattarullo mi prenderà la mano e mi dirà: domani sarò alla stazione per vederti partire. E so che ci sarà come promesso, vestito per l'occasione in tutta la dignità del suo completo da zio di Roma.
Thank you.